Buonasera a tutti, ben ritrovati come sempre nello studio di Aveglia HD. Tutti i giovedì va in onda questo speciale Boccia Appunto. Ci siamo trasferiti questa sera nelle Marche, quindi continuiamo insomma con il tema dei giovani. In compagnia con me, come tutti i giovedì, c'è Giorgio Macellari, giornalista detto stampa FIB Lombardia. Ciao Giorgio, buonasera. Ciao Alex, buonasera a te, agli amici di Aveglia HD e naturalmente a tutti coloro che seguono le nostre trasmissioni. Allora Giorgio, intanto ti ringrazio insomma di essere sempre puntuale e presente per questo speciale che portiamo avanti quasi da 2 anni, se non vado errato, e come dire, avevo anticipato che questa sera siamo nella zona delle Marche, quindi presentaci l'ospite di questa serata. L'intervistato di questa sera è originario di Fano, gioca per la San Cristoforo. Io non sapevo esattamente se fosse ancora nell'ultimo anno degli juniores, perché ne dimostra veramente pochi anni, ma in realtà ne ha 19. Con noi è Riccardo Campanelli. Benvenuto Riccardo. Buonasera Giorgio, buonasera Alex e buonasera a tutti gli ascoltatori. Insomma, davvero qualcuno ti avrà già detto, oltre a me, che insomma sembri un quindicenne o un sedicenne, per quello che mi hai ingannato, davvero non ero sicuro se tu avessi già oltrepassato, diciamo, il confine, no, tra gli juniores e i seniores. Ecco, che cosa ha comportato per te passare questo confine? Che cosa cambia? Sicuramente è un tutt'altro mondo, ecco. Nelle categorie giovanili siamo sempre i soliti ragazzi, purtroppo. Eravamo sempre i soliti, quindi alla fine a scontarci eravamo noi. Invece nel mondo dei senior non ti scontri mai con le stesse persone, quindi ogni avversario è sempre un punto di domanda. E dopo naturalmente ci sono i fuori classe, e che in A, io uscendo dalle giovanili sono andato subito nella categoria A, e quindi diciamo che è un tutt'altro gioco, ecco. Diciamo due cose, esponiamo due concetti. Il primo è vero, non hai fatto un apprendistato, diciamo così, nella C e nella B, però in compenso sei approcciato al mondo dei senior e seniores con un compagno di coppia che è il tuo allenatore da qualche anno. Stiamo parlando di Giovanni Iacucci, che insomma è uno di quelli in grado di introdurre bene i giovani nel mondo del vocismo di alto livello. Sì, io ho iniziato 7 anni fa in una bocciofila vicino a casa, e dopo poco tempo sono andato lì a San Cristoforo, dove Giovanni mi ha preso sotto la sua ala e mi ha instradato in questo bellissimo mondo, e da un paio di anni appunto il mio compagno, e abbiamo avuto la fortuna di vincere l'anno scorso diverse competizioni, ed ecco, diciamo che è la mia figura principale che seguo. Sì, insomma, il tuo punto di riferimento è un po', sì, una costante nella regione Marche il fatto che alcuni campioni di ottimo livello, ovviamente di altissimo livello, tendano sotto braccio, diciamo così, i giovani e naturalmente quelli che insomma hanno comunque già notevole talento e capacità, e li portino insomma a una maturazione, no? Nei confronti appunto delle competizioni, perché come hai sottolineato tu, da juniores a seniores il salto c'è, e come. C'è un grandissimo salto che da soli all'inizio è quasi non impossibile, ma veramente, veramente durissima, e ti serve appunto una persona di esperienza che ti aiuta nei momenti dove il gioco si fa appunto più difficile. Senti Riccardo, se tu dovessi descriverti in breve come giocatore di bocce, naturalmente, come ti descriveresti? Sei un tiratore, mi sembra, questo si può dire. Sì,
Diciamo che il gesto mio naturale appunto è la bocciata di Raffa. Nelle competizioni preferisco giocare quelle a coppia e a terna perché non ho una grande costanza a punto, però sicuramente con l'allenamento migliorerò. Sì, il mio gesto più naturale è il volo. Che mi dicono tutti che è più naturale, quindi sto a sentire a loro, ecco. Però Quando una si cosa, sa che di. sì, scusami se ti ho interrotto, stavo dicendo che quando una cosa è naturale, lo mettiamo tra virgolette, meno si interviene e meglio è, no? C'è solo da allenarsi per Sì. migliorare nel colpo d'occhio, ma insomma, quello è. Anch'io ti ho visto, insomma, giocare qualche volta, non moltissime, ma tutte le volte che ti ho visto, ho davvero notato questa tua naturalezza nel tiro. Hai anche un bel sottomano. Beh, sì, diciamo che sottomano nelle Marche non averlo è difficile non averlo nelle Marche perché i campi consentono, poi ormai è una, come dire, una. Beh, È un must, no? Un must. sì. Non averlo, come dicevi tu, significherebbe chiudersi in un ghetto e quindi insomma bisogna usare questo sottomano. Quale giocatore più ammiri nel panorama nazionale? Io un sospetto ce l'ho verso un giocatore, diciamo, emiliano, non più giovanissimo, di una sessantina d'anni. Mi sbaglio? No, non ti sbagli, forse hai ragione, è Maurizio Mussini. Come mai ti È lui. piace? Per lo stile, per il comportamento, per entrambe le Sì, cose? perché ha uno stile elegantissimo, un comportamento veramente da signore delle bocce. E fin da quando ho iniziato a giocare mi ha subito impressionato, mi ha impressionato proprio. Io ogni tanto devo riguardare un suo video perché mi fa veramente emozionare. Senti, l'ultima domanda, poi naturalmente ti consegnerò nelle mani di Alex Veronese, ma prima voglio chiederti questo. Mi sembra di ricordare, se sbaglio correggimi naturalmente, mi sembra di ricordare che tu giocassi anche a pallone, insomma che fossi anche abbastanza bravo. Poi però hai optato per le bocce. Perché? Sì, io all'inizio ho praticato sempre il pallone, però non mi piaceva molto l'ambiente, perché secondo me era un ambiente un po' falso. E dopo ho fatto un periodo dove non praticavo nessuno sport e mio zio, che aveva il bar di una bocciofila qui vicino a casa, mi ha chiesto se avevo voglia di provare e mi sono subito innamorato, passavo le ore e ore a bocciare su e giù per i campi senza fermarmi mai, veramente. Perché diciamolo Riccardo, ma giocare a bocce è proprio bello. Sì, è bellissimo, veramente. Grandi emozioni, veramente, guarda, non so come descriverlo. Quando gioco a bocce mi tolgo di tutti i pensieri che ho intorno, tutti i pensieri negativi. E dopo naturalmente le bocce quando girano, girano, e quando non girano purtroppo non c'è niente da fare, secondo me. Però le facciamo girare, ecco. Alex, ti consegno questo giovane virgulto fanese, tutto tuo per il momento. Grazie Giorgio. Allora, intanto ti ringrazio Riccardo per essere qui in nostra compagnia. Abbiamo già sentito, insomma, che intanto abbiamo scoperto come ti sei avvicinato al mondo delle bocce. Era una domanda, insomma, che volevo anche farti, però l'ha anticipata Giorgio e quindi abbiamo già scoperto questa cosa. La curiosità invece che ti chiedo io, intanto, è quanto ti alleni più o meno sui campi da bocce e se fai anche un allenamento al di fuori del campo da bocce. Allora, questi 2 o 3 mesi a questa parte ho cambiato modo di allenarmi perché ho iniziato a lavorare e quindi mi sono dovuto organizzare in modo diverso, ecco. E
Mi alleno principalmente 2 o 3 volte a settimana, considerando che il sabato e la domenica sono sempre fuori per campionato gare. E il giovedì, diciamo, c'è l'allenamento con la squadra di campionato. E poi, almeno lunedì o martedì, mi alleno insieme a Cappellacci e Patrignani. E poi il venerdì è un ridimensionamento. Ecco. Oltre alle bocce, a me piace molto fare lunghe passeggiate, anche perché ho il mare qui a veramente 2 chilometri e faccio lunghe passeggiate per il mare e durante l'estate anche nelle nostre colline. E poi mi piace molto anche andare in bicicletta quando il clima è un pochino più caldo. Bene, Riccardo, abbiamo scoperto, insomma, che hai abbastanza da fare, insomma, ti piacciono abbastanza cose, tra cui la bicicletta è una cosa che apprezzo molto, questa, visto che sono quasi un malato di bici, un malato nel senso buono, ovviamente. Ascoltami, visto che avevi accennato la parola campionato, come sta andando, insomma, la tua esperienza con il San Cristofolo e hai qualche obiettivo nella tua testa, insomma, a proposito magari di campionato o anche magari per qualche manifestazione a parte? Campionato quest'anno sta andando bene, diciamo che è un campionato molto equilibrato. Al momento siamo primi in classifica, veramente a 1 o 2 punti dalla seconda e dalla terza, quindi dobbiamo stare molto attenti. L'obiettivo della società, diciamo, è appunto andare in A2. E invece, come obiettivi personali, ho naturalmente riconfermare quello che ho fatto l'anno scorso. E anche di migliorare le mie prestazioni e anche di rientrare nella classifica del ranking, ecco, sarebbe veramente un sogno. E più avanti anche naturalmente di indossare la maglia azzurra, che penso sia il sogno di qualsiasi ragazzo che piace al proprio sport. Allora, intanto Grazie. complimenti e speriamo, insomma, che questi tuoi obiettivi si possano realizzare al meglio. E come dire, penso che Giorgio avrà il solito giochetto da fare, non so se è così, Giorgio. Ma guarda Alex, perché ero interessato a porgli una domanda, sì, quasi il solito giochetto. Allora, dimenticati però di tutte le iscritte alla tua società. Se domani ci fosse una gara lui e lei, diciamo un campionato del mondo, tu con chi lo Sì. Katie giocheresti questo lui e lei? Crescenzi. Perché è molto brava appunto, soprattutto, mi sbaglio? Sì, perché oltre ad essere una grandissima giocatrice, è anche una bravissima ragazza. E mi farebbe molto piacere giocare qualche lui e lei insieme a lei. Una domanda che è questa, anche se da quello che hai detto forse si può intuire già una risposta. Per te lo sport delle bocce è uno sport, diciamo, individuale o più di squadra? Beh, come ti ho detto prima, a me piace molto di più il gioco di squadra, perché comunque anche confrontarsi insieme ai propri compagni durante una gara o appunto un incontro di campionato può aiutare veramente tanto. Il gioco individuale, naturalmente, sei lì da solo e devi vedertela te contro i tuoi avversari e dipende tutto dalla tua testa. Riccardo, un'ultima domanda prima di lasciarci. Intanto anch'io ti ringrazio molto perché è stato davvero molto piacevole parlare con te. Fammi un nome, così ti fai un po' di nemici. Secondo te, chi è il giocatore più forte del circuito? Secondo me il giocatore più forte è Giuliano De Nicola. Allora, con questa incoronazione di Giuliano che fra altri, insomma, se lo merita naturalmente, insieme con Sì, qualcun altro, è anche sicuramente fra tantissime altre i persone, secondo giocatori me. migliori. No, certo. È sempre un gioco quello che facciamo. Davvero, grazie per la chiusura ad Alex Veronese. Grazie Giorgio, ringrazio Riccardo per essere stato qui in nostra compagnia e sicuramente avremo modo di vedersi sui campi da bocce. Intanto posso dire
con serenità, continua così che i successi arriveranno. Grazie Alex e grazie Giorgio per l'intervista. Buona Come serata. sempre, grazie a Giorgio Macellari, puntualissimo tutti i giovedì qui in nostra compagnia. Grazie a te Alex, sempre un piacere, soprattutto quando si hanno davanti agli occhi questi giovani talenti del boccismo, che sono il futuro per il nostro sport. E come sempre ringrazio anche voi pubblico di Aveglia HD che ci seguite numerosi. Ne approfitto anche per farvi gli auguri di una buona Pasqua e sicuramente ci rivedremo il prossimo giovedì per un'altra puntata di Boccia Appunto. Per questa serata è tutto. Buone bocce. Ciao.